Buongiorno a tutti, siamo qua con Edoardo Stoppa, volto noto della televisione italiana. Ciao a tutti. Allora Edoardo, come si è inserito in questo tuo percorso di vita la passione per gli animali fino ad essere insignito della medaglia d'argento della sanità pubblica? Ma sono sempre coincidenze nella vita, penso. Se vuoi fare una cosa bene devi fare quello che ti piace, quindi ho sempre cercato di portare le passioni o quello che faceva veramente parte della mia persona nella vita nel lavoro, quindi sempre fin da piccolo ho lavorato a contatto con gli animali e con la natura, con l'ambiente, eccetera. Questo mi ha permesso, secondo me, di sviluppare queste mie passioni, portarle a far diventare lavoro e quindi farle anche le cose bene, perché quando ci credi, cerchi di fare bene, spesso i risultati arrivano. Il problema è quando ti dedichi a qualcosa che non ti piace. Nell'ultimo periodo sui tuoi canali social soprattutto sei molto attivo anche proprio nell'attività di divulgazione di messaggi sull'ambiente. Le due cose, la passione per gli animali e quella per l'ambiente, sono collegate? Ti è scattata una molla nuova, diversa? No, assolutamente. Secondo me sono tutte parti di un continuum. Non si può amare il popolo un pianeta senza amare il pianeta. È fondamentale la tutela dell'ambiente. Il fatto che io faccia pubblicamente per Striscia magari più servizi sugli animali non vuol dire che ci siano mille altri interessi, mille altre cose a cui cerco di dare magari visibilità o sui social o con altre mie attività, perché è fondamentale divulgarla. In Italia 13 comuni sono passati recentemente al plastic free. Apparentemente sono messaggi incoraggianti, sono forse anche corse ai ripari? Sono messaggi super incoraggianti, il fatto che a livello governativo, a livello di istituzioni, si iniziano a mettere dei paletti, che poi purtroppo non spesso disattesi, però si iniziano a mettere dei paletti, è già un primo passo avanti, vuol dire che il mondo se ne sta accorgendo. E ovviamente questo è solo l'inizio, l'Europa è forse il continente più maturo da questo punto di vista, speriamo che l'esempio, la tradizione portata all'innovazione contribuiscano a coinvolgere anche il resto del pianeta. Un altro problema però è quello del cambiamento climatico. In questo caso è un tema che è trattato con ambiguità a seconda di chi ne parla. Io quello che mi chiedo è, dal punto di vista proprio dell'informazione, cosa può fare un personaggio pubblico, che responsabilità si può prendere? Quello che pensa il popolo, non è vero che non conta niente, perché alla fine è il popolo che vota chi va al governo. Quindi divulgare è fondamentale, assolutamente. Di Caprio, oltre al documentario, se tu guardi i suoi social, sono 100% ecologia, sicuramente è importantissimo, sempre più persone, soprattutto pubbliche, quindi che hanno molto seguito, eccetera, iniziano a scegliere quella strada, dare il buon esempio. È importantissimo per me. Siamo in un mondo difficile, in un mondo che diciamo tutto va a rotoli, sembra, eccetera, però in un mondo che ha anche delle potenzialità che prima non esistevano. Adesso veramente un cittadino può far sentire la sua voce con i social e con internet, è veramente una cosa democratica, può far sentire la sua voce in tutto il mondo, veramente ognuno di noi può fare tanto, ovvio più uno ha visibilità, quindi più un personaggio pubblico, più quello che fa avrà eco, ma non vuol dire che la persona che ha 3 follower o che ha poca visibilità, che nel suo piccolo lo faccia, anzi è molto importante, perché poi è il movimento quello che può cambiare, si cambiano i governi perché la massa, perché il popolo, perché tutti hanno accresciuto questa sensibilità. A proposito di questo, stavo appunto riflettendo anche su quello che è il valore dell'esempio a tutti i livelli. Mentre eri in vacanza, hai portato i tuoi figli sulla spiaggia a raccogliere la plastica, facendoglielo fare come un gioco, che però è un gioco importante, che ha valore di educazione. Anche il caso, per esempio, di una ragazza in Svezia, certo, che si è accampata fuori dal Parlamento il 20 agosto e vuole assolutamente che i politici si impegnino da subito per arginare il problema del cambiamento climatico. Questo è l'esempio di cui parlavo, comunque una ragazzina di 17 anni, normalissima, non famosa né niente, che comunque è riuscita a dare talmente eco alla sua opera, alle sue idee, che tutto il mondo ne ha parlato, quindi vuol dire che il suo messaggio da semplice cittadina è arrivata in tutto il mondo È un esempio sicuramente da seguire, poi ognuno deve trovare, non dico a tutti di incatenarsi fuori dal Parlamento, però ognuno deve seguire quello che è più confacente con la propria personalità per portare avanti quello in cui crede. L'esempio dei miei bambini è stato un bel gioco, ogni giorno che vado in spiaggia loro raccogliano qualcosa. Perché?
perché gli veniva, l'abbiamo fatto il giorno prima, il giorno dopo raccoglieva, gli veniva proprio di raccogliere. E l'ho voluto mettere sui social perché dar l'esempio è fondamentale, divulgare. Io penso anche quando faccio il servizio per strisce, a volte alcuni mi dicono, ma ti sei occupato di un solo cagnolino, non è che puoi occuparti di un solo cagnolino. È tutto quello che rimane dietro, cioè l'esempio che dai, che qualsiasi cagnolino non può essere tenuto in quelle condizioni, non può essere trattato così, quindi è tutto quello che viene dopo. E se tu lo fai vedere, ha più voglia la gente anche di tirare fuori il proprio idee, sente un po' più appoggiata e non magari un rompipalle perché dici non buttare la plastica per terra. Cioè. Secondo me il messaggio positivo che sta iniziando a veicolare è che veramente ognuno può in prima persona essere motore di questo cambiamento. Assolutamente, infatti lì ho lanciato, dopo quel video ho lanciato anche una piccola challenge, mi sono arrivati tanti video di persone, no, che raccoglievano la plastica con gli amici, che raccoglievano, e quindi è molto carino, è ovvio che non sta ripulendo gli oceani, cioè nessuno di noi si illude di ripulire gli oceani con quei gesti, ma si illude di lanciare un messaggio positivo e emulabile, che è la cosa fondamentale nel mondo, perché alla fine quando tu ti inizi a prendere più seriamente un problema, è il problema poi alla fine va a finire. Il viaggio che sappiamo essere una componente fondamentale della tua vita, i nostri progetti si basano proprio sul viaggio, sia nel suo valore formativo che educativo, sia nel suo potenziale sociale. Anche tu utilizzi o hai utilizzato comunque questo strumento per raggiungere degli obiettivi che fossero appunto di divulgazione di messaggi, come magari lo usiamo noi, ma anche per obiettivi sociali, cosa che utilizziamo sempre anche in quel modo noi. Allora, il viaggio è fondante, nel senso, il viaggio vuol dire guardare tutto da una prospettiva diversa, che è quello che è più difficile fare nella vita ed è invece fondamentale. Cioè, viaggiare vuol dire rendersi conto che la tua realtà di tutti i giorni a cui tu sei abituato e che consideri una realtà assoluta, non è vero, è solo una delle 100.000 realtà che ci sono nel mondo, a iniziare da usi e costumi, a iniziare da tradizioni diverse, no? Quindi quello che tu dai per giusto, obiettivo, assolutamente giusto, non lo è. Impari a vedere le cose da angolazioni diverse, che è quello che secondo me ti permette di avere l'apertura mentale. L'apertura mentale io penso che sia una delle qualità più importanti di una persona, è sapersi adattare, sapere vedere le cose in modo diverso, sapere apprezzare il diverso, sapere, sono delle cose fondanti, cioè sono quelle cose che probabilmente già ti bastano per apprezzare la vita, per non far male al prossimo, per accettare tutti. Il viaggio quindi come strumento educativo, come strumento formativo, come strumento di rispetto che ti insegna a rispettare il diverso, apprezzarlo, rispettarlo, e anche le cose più brutte che vedi comunque sono formative. Ho fatto vari viaggi anche sociali in cui abbiamo portato degli aiuti in Tagikistan, abbiamo fatto un viaggio in cui è uscito un documentario su Italia 1 Milano-Tagikistan in moto, e eravamo seguiti da un furgone che adesso è diventato uno scuola bus in una scuola in Tagikistan, più abbiamo portato, questo furgone era pieno diciamo di aiuti medicinali eccetera eccetera, è stata una bellissima esperienza formativa oltre che divulgativa, perché abbiamo avuto la possibilità poi di mandarlo in onda. E viaggiare mi ha insegnato a amare dei paesi come il Nepal, in cui ho aperto un'associazione a favore dei bambini, e viaggiare è fondamentale. L'avevo già detto? Direi che siamo sulla stessa linea d'onda. Guarda, noi a aprile partiamo con il prossimo progetto, se per caso ti rimane un buco nell'agenda sappi che sei il benvenuto. Grazie mille, è un progetto bellissimo, quindi non è detto che compatibilmente con gli impegni lavorativi, con i bimbi e la moglie, che riesca a ritagliarmi magari uno spazietto per venire, magari non accompagnarvi per una lunghissima tratta, ma per un periodo breve sicuramente sempre. Guarda parlare. Che abbiamo registrato tutto. Assolutamente, e non è detto che lo faccia. Ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità, grazie Edoardo. Grazie a voi e in bocca al lupo per i viaggi, per le avventure, per la raccolta fondi e per tutto quanto, per il bel lavoro che fate, perché comunque è bellissima la voglia come fate voi di divulgare. Grazie mille.